sconfitta casalinga, la seconda consecutiva per la Leonzio di Salvo Bianchetti. Se lo stop contro lo Stabia poteva essere considerato un episodio isolato, la sconfitta subita ad opera di una scaltra regina fa suonare già il campanello di allarme. Ma il vero protagonista del pomeriggio al Comunale di Lentini è stato il nervosismo, da una parte da Ferugli durante e dopo la partita e dall'altra il ritorno del presidente profugo Franco Proto. Ha raccolto una manciata di fischi, a testimonianza della contestazione dei tifosi lentinesi, ai quali però, ciononostante, il presidente tende la mano. La squadra gioca qui a Lentini, il campionato lo finirà qui, poi mancano 9 mesi, 10 mesi e poi si vedrà. Ecco, che messaggio possiamo dare agli sportivi di Lentini? Il messaggio di grande apertura come io l'ho avuto sempre e io ritengo che comunque dobbiamo tutti... C'è riconciliazione? Ma da parte mia sì, il fatto che io sono qui a Lentini, ci vuole una certa disponibilità da parte di tutti comunque per mantenere questo obiettivo che è importante, il mantenimento della categoria. Ecco, lei già ha risposto con l'acquisto di Marinacci che oggi si è comportato egregiamente e mi pare che ci siano in corso anche altre trattative, soprattutto mi pare che in attacco la squadra è leggermente debole. Sì, è vero, noi stiamo completando anche con l'inserimento di un altro elemento come Di Stefano, che l'anno scorso era a Catania, ma il nostro fiore all'occhiello sarà una punta perché ci rendiamo conto che comunque non possiamo andare avanti in questo modo, abbiamo necessità di avere un attaccante. Qualche anticipazione? Ma anticipazione Traini l'hanno scritto tutti, c'è anche Di Corcia dell'Icata. Forza Leonzio allora? Forza Leonzio da parte di tutti. Una delle poche note positive del confronto con la regina è l'esordio del portiere Enzo Marinacci, incolpevole sull'azione del gol e protagonista in almeno 3 parate decisive. Un bel biglietto da visita per il giocatore che, nonostante tutto, sulla sua nuova squadra esprime giudizi positivi. Tatticamente siamo ben messi, facciamo un bel gioco, creiamo poche palle da gol, però questo non significa che non stiamo giocando bene, significa che ci rifaremo la prossima domenica. Speriamo di fare risultato domenica, che è molto importante.